Sei carabinieri, pure polizia. Loro tutti stare dentro. Come sette persone contro carabinieri contro una persona, con quale coltello? Questo è coltello per panini, non è coltello grande. Questi cartelli che venivano innalzati quest'oggi, da ieri, nella zona del San Ferdinando, siamo a Rosarno. Questa fibrillazione, questa voglia, insomma, di alzare i toni da parte dei migranti, dei clandestini. Oltre 1000 stanno in quell'accampamento, aiutati da taluni, chiamiamoli imprenditori della zona, che senza scrupoli li fanno venire sapendo che sono clandestini, per questo non li mettono in regola, li fanno sudare le sette camicie e pagano un tozzo di pane. Poi la rabbia monta e quindi cosa succede? Che ieri un carabiniere assieme ai suoi colleghi interviene per sedare una rissa tra due persone del campo e si prende, lo abbiamo visto, una coltellata al volto, e continuava questo soggetto a impugnare quel coltello. Il suo fratellino di colore ha detto: aveva un coltello per tagliare il pane, non un grande coltello. Sì, però la ferita che abbiamo visto poteva essere ancora più grave se toccava l'occhio. Forse hanno delle visioni diverse questi soggetti. Ne parleremo poi nel corso del giornale. Ben ritrovati dunque, ben ritrovato anche lei, dottor Comisso. Anche lei, direttore. Andiamo con la domanda che abbiamo posto ai nostri telespettatori nelle precedenti edizioni del telegiornale. Grazie. Accoglienza garantita ai clandestini anche se sono profughi. Sei d'accordo? Il 97% dei nostri telespettatori ha risposto no, il restante 3% invece ha risposto sì. Per quanto riguarda invece la domanda che andiamo a porre in questa edizione, come sempre, andiamo con questo video. Circa 100 migranti stanno inscenando per le strade di San Ferdinando una manifestazione per protestare contro l'uccisione da parte di un carabiniere di un giovane del Mali che lo aveva aggredito e ferito con un coltello. Tra i manifestanti c'è rabbia e tensione. I migranti scandiscono slogan contro i carabinieri, definendoli razzisti, gridano Italia razzista ed espongono cartelli dello stesso tenore. Non siamo qui per fare la guerra o per fare casini, siamo qui per lavorare e per mangiare. I carabinieri devono venire per mettere pace e non per uccidere. Lo ha detto un migrante del Mali, connazionale del giovane ucciso mercoledì. Quello che è accaduto, aggiunto il migrante, non è giusto e vogliamo che tutta l'Italia e tutta l'Europa lo sappiano. La protesta si è spostata davanti al municipio di San Ferdinando, dove gli extracomunitari si sono radunati per denunciare le condizioni in cui sono costretti a vivere nella tendopoli. I manifestanti hanno incontrato il commissario prefettizio del comune, Francesco Pepe. Della delegazione fa parte anche il fratello dell'immigrato ucciso. La dinamica degli eventi, l'episodio è avvenuto nella baraccopoli di San Ferdinando, che nel periodo invernale ospita migliaia di immigrati impegnati nella raccolta delle arance nella piana di Gioia Tauro. Il militare è intervenuto insieme ad un collega per sedare una lite tra due extracomunitari. Uno, il 27enne Sekine Traore, ha estratto un coltello e lo ha ferito. Il militare ha reagito sparando contro il malese. Sembra che i due migranti stessero litigando perché uno aveva cercato di derubare l'altro. Legittima difesa questa su tutto e senza se e senza ma. Non ci piove. Ma però questi migranti in rivolta possono creare problemi anche in altre città, ne parleremo oggi, per esempio a Pordenone, in Piazza Risorgimento, una lite furibonda che si è poi trasferita nel Parco Galvani. È una situazione questa che ribolle, sono diverse le etnie, diverse le religioni, è una situazione questa che è una pentola a pressione. Allora, la domanda che abbiamo posto proprio in relazione a quanto sta accadendo in Calabria,
Migranti in rivolta, carabinieri razzisti, Italia razzista. Siete d'accordo? Siete d'accordo su quanti affermano quasi tutti questi fratelli, che dovrebbero essere fratelli secondo Francesco, la Boldrini e quanti ci corrono dietro? Questa è la domanda, se volete potete rispondere. I femminicidi non si fermano a Spilimbergo e a Taranto, gli ultimi due episodi ieri, ma proseguono. Ancora una volta protagonista il Nord-Est, questa volta andiamo nel Veronese. Ha ucciso l'ex convivente a coltellate, colpendola poi alla testa con un vaso. Il servizio lo firma Alessio Conforti. Prima ha tramortito l'ex convivente rompendole un vaso in testa e poi l'ha uccisa con alcune coltellate, decretandone la morte. Brutale femminicidio a Pastrengo, nel Veronese, dove una donna di 46 anni, Alessandra Maffezzoli, maestra elementare, è deceduta a seguito dei colpi inferti, una decina, dal 53enne Jean-Luc Falchetto, nato in Svizzera e residente a Caprino Veronese, il quale, una volta fermato dai carabinieri di Peschiera, ha confessato tutto di fronte al magistrato. Dopo aver compiuto l'omicidio a casa della donna ieri sera in via Maggiore Negri di Sanfront, l'uomo, che fa il barista, si è allontanato in macchina. I residenti, sentite le urla, hanno chiamato i militari, i quali hanno indirizzato subito le ricerche sul 53enne che da un anno si era lasciato con la maestra elementare. La fine di una storia di cui ancora l'uomo non riusciva a darsi una spiegazione. Mentre le pattuglie dei carabinieri lo stavano già cercando, questa mattina è arrivata alla centrale la segnalazione del portiere di un albergo di Castelnuovo, che ha riferito della presenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto nella struttura turistica. Sembra che prima di essere bloccato dai militari, Falchetto abbia tentato di suicidarsi gettandosi nel lago. Ora è rinchiuso presso il carcere veronese di Montorio. Trattasi del terzo femminicidio in Italia nel giro di pochissimi giorni, con due episodi solo a Nord-Est. Torniamo a Spilimbergo, perché domani, come ci è stato anticipato ieri dall'anatomopatologo, il medico forense Giovanni Del Ben, che sarà lui poi a compiere l'esame autoptico, domani sui corpi di Michela e Manuel, i due fidanzati trovati morti l'altra sera nella casa di Spilimbergo. E allora c'è il servizio e lo firma Alberto Conforti. Amore di mamma, ricorda che chiusa una porta si apre un portone e dopo la tempesta il sole è più luminoso. Noi famiglia ti amiamo. Così Alda Flumignan, la madre di Manuel Venieri, il 37enne ex guardia giurata che martedì sera con due colpi di pistola ha freddato a Spilimbergo prima di suicidarsi con la stessa arma da fuoco, l'ex fidanzata Michela Baldo, 29enne commessa alla Lidl, aveva commentato su Facebook il cambio di copertina della pagina del proprio figlio. Uno sfondo nero, sinonimo di delusione e prostrazione di fronte alla scelta di Michela, dopo 3 anni e mezzo, di interrompere la relazione sentimentale. 3 giorni dopo, il 5 giugno, Venier aveva cambiato nuovamente immagine. La foto ritraeva un fiume vicino a Travesio. Aveva forse premeditato un epilogo diverso da quello di martedì? Nessuno potrà mai saperlo. Il 37enne aveva pensato a tutto, aveva creato anche il gruppo Addio sul servizio di messaggeria istantanea WhatsApp, spedendo le stesse parole a 12 membri. Perdonatemi per il gesto, ma io non potevo vivere senza di lei e ora potremo continuare a stare insieme. Domani mattina, intanto, su entrambi i corpi, il medico legale Giovanni Del Ben eseguirà l'esame autoptico, che servirà a capire meglio le esatte cause del decesso. Anche se il quadro è ormai chiaro, 2 sarebbero i colpi d'arma da fuoco che hanno ucciso Michela. A quel punto Manuel si sarebbe puntato la pistola alla tempia, sparandosi un solo colpo. Intanto Renzo Francesconi, sindaco di Spilimbergo, ha deciso di proclamare il lutto cittadino il giorno dei funerali. Saremo vicini ai partecipi, aggiunto, anche al gruppo spontaneo di amici con cittadini che sabato sera organizzeranno una fiaccolata in città per testimoniare la vicinanza a Michela e a tutta la sua famiglia e nello stesso tempo condannare il femminicidio e tutti gli atti di violenza. Di certo si è sbagliato il soggetto, perché immagino e spero e confido che se c'è e esiste un altro mondo, non trovi assolutamente la pace e tantomeno ritrovi Michela. Allora, viola gli obblighi di assistenza familiare, arrestato un 45enne di Pasiano di Pordenone, Alberto Commisso.
I carabinieri della stazione di Prata hanno arrestato questa mattina Ivan Brajdic, 45enne artigiano, residente a Pasiano di Pordenone, poiché nei suoi confronti la Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia aveva emesso un ordine di esecuzione di pena detentiva. L'uomo, responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare commesso ad Eraclea dal novembre del 2011 sino al dicembre del 2014, dovrà scontare la pena di reclusione di 6 mesi nel proprio domicilio di Pasiano. L'attività dei carabinieri si è concentrata anche sul controllo della circolazione stradale. I militari dell'aliquota radiomobile di Sacile hanno denunciato in stato di libertà un 21enne studente di Brugnera, incensurato, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi il giovane, sottoposto a controllo, era stato trovato in possesso di 18 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione e della somma in contanti di 1.150 euro occultati all'interno della propria vettura. Dovremmo avere tra pochissimo il sindaco di Spilimbergo Francesconi, lo abbiamo invitato, purtroppo è bloccato, dovrebbe arrivare a momenti, ma è bloccato da un incidente stradale, un camion di traverso sulla Ponte Banna, mi si dice, no? Almeno sì. Così ha mandato un messaggio. Sì. Quindi lo attendiamo. Perde invece il controllo dello scooter e finisce a terra con la moglie ferita in maniera mortale. Tragedia sul ponte della Libertà a Mestre, i particolari nel servizio di Alessio Conforti. Era seduta dietro a quello scooter Yamaha Majestic di colore rosso, cilindrata 150, guidato dal marito e finito al suolo per cause ancora al vaglio della polizia locale giunta sul posto. Ma le ferite riportate al capo dalla caduta si sono rivelate fatali. Tragedia ieri sera sul Ponte della Libertà a Venezia in direzione Mestre, dove una donna di 38 anni, Chiara Nobile, nata a Milano ma residente a Favaro, Veneto, è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto a 300 metri dalla deviazione a destra per via Torino. Il 42enne alla guida non ha riportato gravi ferite. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre viaggiava sulla carreggiata del tram, molto scivolosa a causa della pioggia e sempre insidiosa per via delle rotaie. I due sono finiti a terra e la donna ha sbattuto violentamente il capo contro l'asfalto, finendo la sua corsa addosso ad un paletto che sostiene il guardrail. Andiamo in provincia di Treviso a Revine, scomparso da casa e poi ritrovato a Torino. Rosario Padovano. È finita fortunatamente l'emergenza per la scomparsa di Miki, nome di fantasia, il 16enne che da ore era sparito da Revine Lago, mettendo in allarme la famiglia, le forze dell'ordine e anche i tanti amici e conoscenti che si erano attivati per trovarlo. Il giovane si era allontanato da Revine per andare a Torino senza dire nulla a nessuno. Alla base della fuga forse l'affetto per una ragazza che l'aveva indotto ad allontanarsi. Rapina quest'oggi alle 12.30 all'interno della filiale Unicredit, siamo in viale Garibaldi a Mestre, località Carpenedo. Ad entrare in azione il malvivente, alto 1,70 m, che con un coltello si è fatto consegnare 2.000 euro minacciando un dipendente, salvo poi allungare la mano e portarsene via altri 3.000 euro. Una volta uscito, vedendo una signora che prelevava, è riuscito a farsi consegnare altri 1.500 euro, fuggendo poi a gambe levate. Al lavoro la Polizia di Stato. Rubano invece la merce da un supermercato e, visti scoperti, prendono a calci e pugni gli addetti alla vigilanza. È accaduto a Noventa di Piave. Quando sono stati sorpresi a rubare numerosi prodotti dall'addetto all'antitaccheggio, non hanno esitato a rispondere con calci e pugni, tanto che la guardia giurata ha dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale di San Donà di Piave. Protagonisti del fatto, tre stranieri, due dei quali arrestati la notte scorsa dai carabinieri per i reati di rapina e lesioni. Il fatto è avvenuto presso il supermercato Eurospar di Noventa di Piave, dove un messicano di 30 anni, pluripregiudicato per vari reati contro il patrimonio, una donna colombiana di 28 anni incensurata e una terza persona al momento non identificata, erano stati pizzicati nelle scorse ore a rubare varie borse di prodotti alimentari.
Il fuggitivo sarebbe in fase di identificazione. La donna, dichiarando di essere in stato interessante, è stata condotta presso l'ospedale per procedere a perquisizione e per accertare la sua gravidanza, accertamento che ha dato esito negativo. Una volta espletate le formalità di rito, sentiti i testimoni e la vittima, i due sono stati dichiarati in stato d'arresto e condotti rispettivamente presso il carcere femminile e maschile Lagunare, come disposto dall'autorità giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida dell'arresto. La refurtiva invece è stata interamente restituita agli aventi diritto. A Mostrano al Tagliamento, invece, siamo in provincia di Pordenone, i carabinieri scoprono un campo coltivato a marijuana, arrestato un cittadino albanese. Ma oramai, insomma, è un arresto farsa. Perché? Alberto Commisso. La scena si ripete, coltiva la droga, viene arrestato per poi essere rilasciato. Una volta a casa tutto torna come prima e le stesse scene si ripetono. Siamo le solite. Ieri pomeriggio i carabinieri del nucleo investigativo di Pordenone e della stazione di Cordovado hanno arrestato per l'ennesima volta Admirin Veliu, 45enne cittadino albanese, residente a Morsano al Tagliamento, ex panettiere disoccupato dal 2010. L'uomo, ancora una volta, si è reso responsabile di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Veliu aveva realizzato, in un vasto terreno agricolo a Morsano, un campo dedito esclusivamente alla coltivazione di piante di marijuana. I militari, giunti sul posto a seguito di elementi emersi dall'attività di controllo svolta sul territorio, da diverso tempo stavano monitorando l'area in maniera discreta. Acquisiti gli elementi utili per identificare con certezza il coltivatore e provare la sua piena responsabilità nella tenuta del fondo agricolo e del suo utilizzo, hanno effettuato il blitz. Sorpreso, mentre stava innaffiando le piante, i militari dell'arma si sono trovati di fronte ad una piccola impresa di matrice artigianale ma perfettamente efficiente, messa in piedi per la coltivazione, la successiva essiccazione e la preparazione della marijuana. Veliu, colto all'improvviso, ha reagito in maniera veemente, insultando i carabinieri e minacciando le più riprese con una forca, prima di venire disarmato e bloccato. Sul campo sono state rinvenute 600 piante, di altezza variabile tra i 150 e i 180 cm. Nell'abitazione, inoltre, in una stanza adibita alla lavorazione della sostanza, sono stati rinvenuti ulteriori 8 kg di foglie ed inflorescenze, prodotto di una precedente tornata di coltivazione, messe ad essiccare per la successiva emissione nel mercato locale. Dalla prima stima, le piante avrebbero reso un giro d'affari superiore al milione di euro. Secondo me è già fuori, è già là che va a coltivare, perché oramai, insomma, dentro e fuori, ma lui continua il suo lavoro di agricoltore. Bio. Allora, aveva realizzato tutto il necessario per coltivare la droga, i carabinieri hanno arrestato un uomo anche ad Annone, Veneto, Rosario Padovano. Ancora una volta l'attività investigativa in essere dei militari della stazione di Annone Veneto ha permesso di arrestare in flagranza di reato un ragazzo di 22 anni proprio di Annone Veneto, su cui da giorni si erano concentrate le indagini. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire circa 6 grammi di hashish, alcuni semi di cannabis, un bilancino di precisione e una serra casalinga pensate per la coltivazione della marijuana. Nella camera da letto i militari hanno notato una luce intensa, quanto anomala, provenire dall'interno di un armadio guardaroba. Aperto lo stesso si sono subito resi conto di cosa esso celasse. Lampade alogene, ventilatore e carta stagnola come rivestimento. Il tutto per creare il giusto habitat per la coltivazione della marijuana. L'uomo arrestato è stato poi liberato, come disposto dall'agenzia di Pordenone, in attesa di successivi sviluppi processuali. Mi dirai la domanda, regia? La domanda, perché siete in molti a rispondere, ma c'è un messaggio, io lo leggo perché è giusto anche leggere, no? Legittima difesa, super sproporzionata quella del carabiniere. Il carabiniere che assieme ad altri colleghi va per dividere due clandestini che stanno dandosele di santa ragione, uno tra l'altro di questi due gli stava rubando il borsello con 250 euro, quando intervengono i carabinieri questo qui prende un coltello da cucina e glielo infila in faccia, prendendolo vicino all'occhio. I carabinieri continuano, insomma,
a tentare di metterlo in sicurezza e lui continua ad avventarsi con il coltello. Il carabiniere prende la pistola e spara. Cioè, non ho capito, chi deve sparare qui? Ditemi voi, chi deve sparare? Chi ha la pistola e sono forze dell'ordine, no? Se uno si avventa con il coltello, dopo che lo ha ferito, lo centri in testa. Legittima difesa, il coltellino da pane, beh, io ho un coltello, mi creda, il coltello da pane può recidergli l'aorta con il coltellino da pane, visto che parla, non era il coltellino da un centimetro, io le recido l'aorta con il coltellino da pane, Se te lo insegnano quando vai a fare determinate scuole di difesa di arti marziali pro-israeliane, e io, se vuol venire qua, le faccio vedere che con il coltellino da pane io le recido l'aorta senza che lei se ne accorga. Allora gli dice: si spara ad una gamba ad una certa distanza onde evitare eventuali attacchi da parte del povero immigrato. Beh, se è tanto povero, deve stare calmino perché è ospite di questo paese. E io immagino che se vado nel Mali e tento di colpire con un coltello una guardia o un militare del Mali, mi trovo impiccato dopo un nanosecondo. Smettiamola da fare, no, queste cosine che mi sanno tanto, insomma, di complicità in questa invasione, di complicità. Altri 25 profughi e presunti tali ospitati alla caserma Friuli Osoppo di Udine in servizio di Omar Costantini. Partenze per i clandestini a Udine, che porta a esternare il semplice cronista rurale: stasera niente di nuovo. Altri 25 da ieri sono accolti nei nuovi locali della dismessa caserma Friuli Osoppo, periferia est del capoluogo friulano. Da Palazzo d'Aronco fanno sapere che questi ultimi saranno trasferiti in altre sedi, sempre in zona Udine. Un dato emerge: che la capitale della piccola patria è sold out. Quasi 1000, per la precisione 860, arrivi tra Cavarzerani e Friuli Osoppo, e tutti dalla Calabria. A questi si devono aggiungere quelli rifugiati in altri locali abusivamente della città, afghani e pakistani che hanno perso lo status di richiedenti asilo. Chiaramente si va avanti lo stesso, alla faccia delle regole, tanto pantalone paga. Il resto è la solita litania da far invidia a Aladino. Voi sapete che il popolo di religione musulmana è entrato nel Ramadan, 40 giorni di digiuno, della sete, del cibo, non possono fumare, non possono avere rapporti sessuali, si mangia solo alla sera in un determinato orario, poi chiuso. A Pordenone, in via Colvera, nella zona di via Colvera, c'è il villaggio della Fanciulla. Allora, in questo periodo stanno arrivando ulteriori clandestini che chiedono lo status di profugo e arrivano in particolare dalle zone subsahariane, oltre ai pakistani, oltre agli afghani, e sono quasi 90, senza quelli che sono fuori, dispersi nella giungla del parco di San Valentino o in altre zone di Pordenone. Ma ne dovrebbero arrivare ancora, no? O sbaglio? 65 ulteriori. Ulteriori 65, veramente. Estendiamo il tetto dei 900. Dei 900, arriviamo a 1000. Eh sì. Una cosa questa è incredibile. Cosa sta accadendo da 2-3 notti? Che dall'1:30 alle 3:20, dalla zona del villaggio della Fanciulla, dove appunto sono ospitate queste persone, si alza musica a tutto volume, grida, mobili spostati, preghiere condotte da un improvvisato imam con tanto di megafono. Lui lancia la preghiera e gli altri 90 rispondono. Dall'1:30 alle 3:20 del mattino. Ovviamente i cittadini della zona si sono ribellati, perché molti lavorano, non è che poi alla mattina possono dormire fino alle 10 o bighellonare per le strade di Pordenone, distendersi sulle panchine del parco di San Valentino, sono riveriti e ossequiati. No, c'è gente che per poter pagare l'affitto, la luce, mangiare va a lavorare, e dunque
hanno avvertito le forze dell'ordine di quanto sta accadendo, ma delle forze dell'ordine nemmeno l'ombra, nemmeno uno scarpone, nemmeno una fiamma, nemmeno un berretto da quelle parti. Questa mattina si sono recati al comando della Polizia Municipale a Pordenone per denunciare quanto sta avvenendo in questo villaggio della Fanciulla dall'1.30 alle 3.20, musica a tutto volume, grida, mobili spostati, preghiere condotte da un improvvisato imam con tanto di megafono, dicendo: guardate che qua veramente stiamo superando ogni Cristo. No! I vigili urbani, quando ti chiamano alle 5.30, alle 17.30, partono come in ox, arrivano al bar e fanno spegnere la musica. Se poi ti arriva la telefonata alle 23, partono gli elicotteri della Polizia Municipale, scortati da vetture, moto, biciclette, monopattini e pattini a rotelle, per bloccare la musica che magari in quella serata ha avuto i toni troppo alti. Per non parlare poi anche del deposito Giordani, che è stato chiuso e richiuso e quant'altro. Mi chiedo perché questa mattina la Polizia Municipale, a quanti sono andati a denunciare quanto sta accadendo, ha risposto: non possiamo fare nulla, chiami la forza pubblica. Perché? Che differenza c'è fra la musica proposta da un bar e un villaggio del Fanciullo dove c'è una musica a alto volume e un megafono? Ecco, questo mi piacerebbe sapere. Comunque io dico ai cittadini di Via Colvera di ragguagliarmi su quanto sta accadendo già domani, perché io spero che dopo questa denuncia pubblica, questa sera, questo non avvenga. Anzi, nelle prime ore del mattino, questo non avvenga. Ma oggi è accaduto ancora di più. Piazza Risorgimento, che sembra ormai una piazza dell'antica Egitto, visto chi vi bivacca, è stata teatro di una lite furibonda. Poi capisci perché magari delle famiglie con i bambini non ci vanno, poi capisci perché i commercianti sono veramente sul piede di guerra. Perché? Perché ogni volta accade qualcosa. Oggi una lite furibonda tra uomini tra giovani di colore, no? Probabilmente afghani. Che poi, arrivate le forze dell'ordine, spariti, si sono trasferiti per continuare a darsela di santa ragione al Parco Galvani. Alberto Comisso. Furibonda lite questo pomeriggio in piazza Risorgimento a Pordenone tra una decina di clandestini. Erano le 15.15 circa, quando per cause in corso di accertamento un gruppetto di giovani migranti, proveniente probabilmente dall'Afghanistan, si è azzuffato. Sono volati calci e pugni, poi prima che arrivassero i carabinieri del radiomobile gli animi si sono calmati. Testimoni hanno raccontato però che il regolamento di conti sarebbe proseguito nel vicino Parco Galvani. Di fronte agli occhi di diversi cittadini si è presentata una scena da film del Far West. Alcuni richiedenti asilo erano seduti su una panchina, altri invece stavano parlando in piedi a pochi metri di distanza. Piazza Risorgimento, soprattutto nell'ultimo periodo, è presa d'assalto a tutte le ore da numerosi migranti che sfruttano la possibilità di collegarsi ad internet grazie alla presenza della rete wifi gratuita. All'improvviso, probabilmente a causa di una parola di troppo, gli animi si sono surriscaldati. Con l'avvio del Ramadan, infatti, la mancanza di cibo gioca talvolta brutti scherzi. La lite è partita da due giovani che hanno cominciato a darsele di santa ragione. I due, mentre si azzuffavano, sono ripetutamente caduti a terra per poi rialzarsi e proseguire nell'alterco. Nel tentativo di dividerli sono intervenuti altri connazionali, che però altro non hanno fatto che peggiorare la situazione. Da un semplice litigio è scoppiata una rissa. Preoccupati ed allarmati, alcuni cittadini hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivate due pattuglie. Dei baruffanti, però, non c'era più traccia. Il nostro cronista, poi il nostro collega vice direttore, è stato addirittura rincorso da persone che avevano testimoniato quello che è accaduto senza non nominarci. No, quindi vuol dire che c'è la paura, no? L'omertà, la paura, perché ormai è inutile nasconderlo. È inutile nasconderlo. È inutile nasconderlo. Allora, è arrivato, abbiamo il sindaco di Spilimbergo. Torniamo dunque alla notizia relativa al omicidio-suicidio avvenuto nella serata di mercoledì.
Grazie Sindaco Francesconi, prego. Sindaco, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, un commento ovviamente ci pare doveroso da parte sua, una comunità scossa, una Spilimbergo che non avrebbe mai, percepito segnali così forti, o no? Ma a memoria di città non ho riscontrato altri casi di ugual portata in tutti questi anni nella sua storia, almeno a memoria di città. E quindi sicuramente un dramma non solo per chi l'ha vissuto ma per tutta la comunità. E sicuramente un dramma importante, personale, delle famiglie che comunque la comunità stessa si è stretta intorno, perché ho visto grandissimi messaggi di solidarietà e quindi una comunità che ruota intorno a un problema e non ha lasciato sicuramente sole le famiglie. Sindaco, c'erano dei sentori anche guardando Facebook, la pagina del ragazzo, questa immagine nera, poi l'orrido, gli abissi, l'acqua, c'era qualche sentore, si poteva intervenire per tempo per evitare una tragedia del genere? Ma col senno di poi si possono dire tante cose, è chiaro che talvolta la depressione, le vicende della vita, le questioni personali giocano anche brutti scherzi e molte volte queste sono delle situazioni che rimangono latenti per tanto tempo ma che portano anche forse a creare così degli immaginari collettivi che fare determinate cose può essere l'unica soluzione giusta. E purtroppo succede quando magari le persone sono lasciate un po' sole o vogliono rimanere sole e non si riescono magari a così, non dico solo a confidare, ma nessuno riesce a entrare effettivamente nel dramma di questa persona e quindi poter capire per tempo quello che sta succedendo. Come amministrazione comunale, cosa intendete fare e come reagite di fronte a questo dramma? Ma come amministrazione comunale, per prima cosa, verrà detto il lutto cittadino durante la giornata dei funerali che ancora non ci è stata comunicata. Sì, domani c'è l'autopsia. E quindi poi nei prossimi giorni sapremo quando queste le esequie verranno fatte. E quindi un lutto cittadino mi sembra non solo doveroso ma anche importante, perché una tragedia così grande e un fatto così importante merita tutta l'attenzione possibile da parte dell'amministrazione comunale. Poi domenica sera un gruppo spontaneo di cittadini, ed è giusto che sia così, ma cittadini che erano poi amici, che erano coetanei, insieme ai familiari, verranno tutti quanti insieme, si partirà da Piazza Duomo per una fiaccolata che coinvolgerà praticamente le vie del centro della città sino a raggiungere l'abitazione della ragazza in silenzio in senso di raccoglimento e di rispetto, perché è questo che viene voluto un po' da tutti, in segno di solidarietà, e mi auguro che ci sia molta gente a questo importante corteo, in questa importante manifestazione di solidarietà, perché la presenza vuol dire essere proprio vicini ai drammi che questa famiglia sta subendo e ha subito. Se il direttore mi dà il permesso, le volevo fare proprio un'ultimissima domanda. Io so che lei ha incontrato proprio i familiari di Michela. Che situazione ha trovato e cosa le hanno detto? Ho trovato delle persone che chiaramente sono visibilmente provate da quello che è successo e credo che sia impossibile descrivere il dolore di una famiglia che perde la sua unica figlia. Com'è altrettanto difficile dire come un genitore si può sentire nel perdere il proprio figlio. E quindi, e soprattutto anche l'unica figlia in questo caso. E credo che, nonostante tutto, una grande dignità, una grande anche, se vogliamo, lucidità nel cercare di ripercorrere i vari momenti della vita di questi due ragazzi, sia un po' la rappresentazione di un po' di un'incredulità di quello che è accaduto. E quindi forse anche non riuscire a comprendere ancora esattamente quello che è accaduto. Questo è il dramma che purtroppo questa famiglia vive, a cui io veramente esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza personale. Renzo Francesconi, sindaco di Spilimbergo, grazie come sempre. Grazie a voi. Grazie. Allora, incendio doloso nella notte al centro commerciale di Piove di Sacco. Alessia Conforti. Un potente incendio si è verificato nella notte intorno alle 3 a Sant'Angelo di Piove di Sacco, ai danni del centro commerciale situato lungo la Piovese, dove risiede la nota attività commerciale Sorelle Ramonda.
All'interno di un ufficio di un centro estetico situato al primo piano della struttura, una bombola a gas lasciata aperta ha infatti innestato un'esplosione la cui potenza si è estesa all'intero complesso, facendo collassare il controsoffitto e danneggiando anche altre attività, tra cui proprio i magazzini Ramonda. I pompieri intervenuti da Piove di Sacco, Padova e Cavarzere con 17 operatori e 5 automezzi hanno circoscritto l'incendio limitato all'ufficio e messo in sicurezza l'intero complesso al momento inagibile. I rilievi di legge sono proseguiti anche nel corso della mattinata odierna, tanto che la pista più accreditata al momento resta quella dolosa. A lasciare aperta quella bombola sarebbe stato qualcuno e per scoprire chi sono già al lavoro i carabinieri della locale compagnia. Operazione della Guardia di Finanza a Trieste, vediamo di cosa si tratta nel servizio firmato da Omar Costantini. La Guardia di Finanza di Trieste sta procedendo dall'alba di oggi all'esecuzione di 11 provvedimenti di custodia cautelare emessi dal GIP del Tribunale di Trieste su richiesta del Pubblico Ministero e di 13 decreti di perquisizione emessi dalla Procura relative a un traffico illecito di prodotti petroliferi in evasione delle accise. Le indagini erano partite dal marzo 2015 con un sequestro di camion che, attraverso il confine sloveno, tentavano di introdurre illecitamente in Italia oli minerali. Le Fiamme Gialle hanno così individuato l'organizzazione che operava in Italia e aveva base operativa anche all'estero. L'inchiesta riguarda Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e ha portato al sequestro di 19 veicoli utilizzati per il trasporto, 2 autostaffette e di 262.000 litri di gasolio e di 240.730 kg di olio lubrificante. Sono state inoltre denunciate 75 persone. Simone Della Corte, tecnico informatico, innanzitutto ben ritrovato, sentivamo un po' la sua mancanza. Con lei ci eravamo lasciati con il virus CryptoLocker, quel fantomatico virus che aveva, diciamo così, celato tutti i dati sensibili importanti all'interno dei nostri computer. Quali nuove truffe però si nascondono nel web? Allora, da qualche tempo c'è un'email che gira sul web, ma non solo, anche attraverso i social, anche attraverso Facebook, che promuove la vendita di occhiali della Ray-Ban a prezzi irrisori. Sappiamo benissimo che un occhiale Ray-Ban ha un valore commerciale molto molto elevato, però questi siti, questo sito in particolare, vende questi occhiali al fantastico prezzo di 19,90 euro. Addirittura nel sito c'è scritto che metà del ricavato verrà devoluto in beneficenza. Ebbene, non cadiamo in questo tranello. Io vi posso anche dire chi è l'autore, il creatore di questo sito. Si tratta di un cinese che abita a Shanghai, ma questo tipo di verifica lo dovete assolutamente fare voi, comunque un utente, prima di acquistare in un sito web, quindi prima di spendere del denaro, deve fare certi controlli. Uno in particolare ve lo consiglio, forse non tutti sanno che esiste una piattaforma free sul web raggiungibile all'indirizzo www.wiz.net che dà tutte le informazioni sui siti fasulli. Un momento, intanto vi dico qual è il sito in questione, il sito truffa, quindi non ci andate, è www.qualitybuying.com e poi ce n'è un altro che è www.rbpov.com. Dicevo, c'è questa piattaforma raggiungibile all'indirizzo www.wiz.net che dà tutte le informazioni sul sito. A noi ce ne interessa una. Andiamo a vedere innanzitutto attraverso questo sito chi è il proprietario, dove risiede il sito e soprattutto, mi raccomando, soprattutto privilegiamo gli acquisti in quei siti che non sono online da pochi giorni, ma quelli che sono online da mesi se non anni, così non avremo più brutte sorprese. E che hanno ovviamente dei feedback positivi. Assolutamente sì. Grazie come sempre a Simone Della Corte, il nostro tecnico informatico. Allora, si cercano offerta di lavoro, un meccanico esperto di lavoro su automobili, un ragioniere o ragioniera con esperienza e 15 commerciali nel settore televisivo. Le persone interessate potranno telefonare al numero che vedete in sovraimpressione per chiedere delle lucidazioni e per fissare l'appuntamento. Allora, mentre il consiglio di amministrazione del consorzio di tutela vini ad hoc Friuli Grave ha rinnovato la fiducia a Pietro Biscontin, direttore della cantina La Delizia di Casarsa della Delizia Pordenone, eletto alla guida
consortile per un altro triennio. A supportarlo nella gestione sono stati chiamati i vicepresidenti Giuseppe Crovato, Cantina di Bertiolo, e Michelangelo Tombacco, i Magredi di San Giorgio della Ricchinvelda. Pordenone. Complimenti al super bravo Pietro Biscontin. Due minuti, Ugo Granzotto, parliamo di un'asta benefica. Sì, rettore, perché Granzotto, stavo appunto adesso sfogliando proprio l'opuscolo, è il presidente dell'associazione Art for Children and Mother, arte per appunto i bambini e le madri. Cosa significa? Organizzano un'asta e il ricavato andrà in beneficenza, perché sì, presidente? Assolutamente sì, tutto il ricavato dell'asta di domani sera, che si svolgerà qui a Pordenone presso il chiostro della biblioteca municipale, andrà integralmente in beneficenza per la costruzione che è già iniziata, per la costruzione di un orfanotrofio per bambine molto piccole nella periferia di Manila, la capitale delle Filippine. Un orfanotrofio che verrà poi gestito da una congregazione di suore coburlotte, suore missionarie, sono suore italiane che hanno missioni in tutto il mondo e con le quali noi già collaboriamo. Questa è la quarta asta, le precedenti sono servite per finanziare dei lavori vicino a Nairobi in Kenya, un piccolo ospedale da campo, due aule scolastiche e un pick up per gli spostamenti in loco. Presidente, come si fa a partecipare a questa asta indetta proprio dalla sua associazione? Allora, ovviamente la presenza fisica, se no si può fare un'offerta sul sito sia dell'associazione che anche della Fidesarte, che è la casa d'aste che domani sera liciterà le opere in maniera assolutamente volontaria e gratuita. Voglio sottolineare che sono circa 160 lotti, sono tutte opere anche di notevole importanza, donate dagli artisti o dalle loro fondazioni o dai loro archivi, dagli operatori di mercato, amici e collezionisti. Grazie, allora partecipate a questa asta perché l'importante è fare sempre beneficenza. Grazie intanto al presidente Ugo Granzotto. Prego. Andiamo a conoscere le previsioni del tempo con, Sergio Nordio, tecnico dell'Osmer. Prego Sergio. Buonasera e ben ritrovati. Condizioni di cielo coperto sulla regione, con piogge sparse nella giornata di oggi, che sono state un po' più estese sulla zona costiera. Per quanto riguarda la giornata di domani ci aspettiamo un miglioramento, l'anticiclone porterà tempo più stabile con una giornata buona, un cielo in prevalenza poco nuvoloso, bassa probabilità di piogge sulla nostra regione, anzi direi quasi nulla, e temperatura in deciso aumento, con valori massimi che in pianura toccheranno circa i 28-29 gradi. Il tempo tende a peggiorare invece nuovamente nella giornata di sabato con l'arrivo di un fronte che porterà già dei rovesci forse in mattinata e comunque piogge abbondanti ed intense piuttosto nel pomeriggio e in serata, quindi un nuovo peggioramento sabato nel corso della giornata. Brutto tempo sembra restare anche domenica, con cielo coperto e piogge che andranno poi attenuandosi appena nel pomeriggio. Insomma, l'estate si fa ancora attendere e quindi dobbiamo rassegnarci ad avere ancora giornate piovose. Grazie a Sergio Nordio. E allora andiamo a Udine. C'è Paride Carnielutti, vicepresidente del Consiglio regionale in Friuli-Venezia Giulia, che saluto. Buonasera. Paride Carnielutti, allora facciamo un bilancio per quanto riguarda queste amministrative 2016, primo round andato in attesa dei tempi supplementari, no? Sì, effettivamente c'è questo primo round in cui nei grandi centri, Trieste e Pordenone, c'è questa affermazione del centrodestra, per certi aspetti anche insperata nella dimensione. Sicuramente eravamo ottimisti, ma non in questa dimensione. Il problema è che bisogna aspettare il secondo turno, ma è difficile tirare delle conclusioni, perché nei vari comuni ci sono state alleanze macchie di leopardo oppure poli che si sono spaccati in varie dimensioni. Quindi in realtà tirare una conclusione complessiva delle elezioni è un po' complicato. Viene da dire, insomma, l'asticella è stata riazzerata perché si riparte da capo, no?
Beh sì, il ballottaggio è un'altra partita, non è il secondo tempo della stessa partita, e quindi però insomma persone che sono oltre il 40% hanno ottime possibilità di farcela. Io ritengo che l'elettorato sia già espresso in questa direzione. C'è da tenere d'occhio però l'assenteismo, perché se ha votato il 56% al primo turno, credo che andremo vicino al 50% al secondo, e questo potrebbe cambiare le cose, quindi è importante fare l'appello ad andare a votare. Senta, al di là degli appelli e via dicendo, perché bisogna stare molto attenti quando si fanno gli appelli, la cosa importante da dire è questo: c'è un po' di prove tecniche all'interno del centrodestra di riunificazione dei poli? Ma ci sono versioni contrastanti. Se vediamo Roma e Milano, credo che le cose non vadano in questa direzione, ci sono alleanze diverse, eccetera. Io ritengo che si stia polarizzando nell'ambito del centrodestra due tipi di tendenze: una, quella diciamo più legata a una destra tradizionale storica, che è quella diciamo di Fratelli d'Italia e della Lega, e poi ce n'è un'altra in laboratorio che sta cercando di nascere. Grazie Paride Cagnaluti per la sua partecipazione. Alla linea torna Pordenone al direttore. Andiamo invece a Trieste, perché il sindaco uscente che va al ballottaggio, Roberto Cosolini, sembra non si sia ancora ripreso da quanto è accaduto domenica. Metic nel servizio. Quello che si dimostra un po' è che molte persone dell'area di centrosinistra non hanno votato centrosinistra, così come per protesta. Beh, questo è indiscutibile, che ci sia stata una protesta nel voto per altre liste o nel non voto anche da parte dell'elettorato di centrosinistra è assolutamente condivisibile, e credo che dobbiamo riconoscerne i motivi e ragioni e comprenderne motivi e ragioni, che possono riguardare l'azione amministrativa locale o possono riguardare anche scelte nazionali e regionali. Adesso a quell'elettorato diciamo che bisogna scegliere se i prossimi 5 anni saranno i 5 anni della città di Roberto Di Piazza con Camber, Roberti e Tujak, oppure la città di un centro-sinistra con Cosolini, che ha capito anche la lezione e che si ripropone con entusiasmo, umiltà e passione. Senta, in questa settimana dovete nuovamente riunirvi in Consiglio Comunale, perché l'Uti Giuliana nei fatti in due, nei fatti quasi fallita. Come portare avanti adesso l'Uti con praticamente molti comuni della provincia che di fatto dicono no a questo tipo di sistema? Ma noi ci riuniremo per approvare uno statuto che differisce i termini di entrata in vigore di funzioni dell'UTI, quindi è un atto obbligatorio per evitare che questa UTI monca operi in settori nei quali non può oggettivamente operare. Quindi è un atto dovuto. Credo che la questione in termini più complessivi vada affrontata dopo le elezioni. 2 minuti con il sindaco di Sacile, Roberto Ceraulo. Tutto bene, ritrovato. Se io le faccio una domanda, recupero centrali idroelettriche a Sacile, lei cosa mi risponde? Che ci sono delle novità, per fortuna, nel senso che sono molti a Sacile che sanno che avremmo voluto recuperare noi, proprietari di questi impianti, avremmo voluto fare un'opera diretta, ma il patto di stabilità ha impedito il fatto di contrarre dei mutui, anche se i mutui si sarebbero ammortizzati da soli con il conto energia, ma insomma il patto di stabilità non ha guardato in faccia nessuno, quindi c'è stato impossibile. Abbiamo imboccato la strada del project financing, che significa realizzazione di opere pubbliche da parte di privati. Avevamo raccolto una proposta, allora l'iter funziona così. Queste proposte devono essere messe una prima volta in gara, perché altri soggetti possono eventualmente presentare delle proposte alternative. Questo bando è durato 90 giorni come da termini stabiliti dalla norma, e nessuna altra proposta è stata presentata. Quindi noi adesso approveremo in giunta il progetto preliminare collegato alla proposta, all'unica proposta pervenuta, e loro da proponenti diventeranno promotori, promuoveranno il progetto. E una volta definito il progetto definitivo, anche questo dovrà andare in gara, perché potranno essere presentate eventualmente delle offerte migliorative. Naturalmente, in questo caso però, il promotore avrà diritto di prelazione e quindi potrà anch'esso aderire alle migliori condizioni. Quindi, sindaco, i vantaggi per la comunità quali sono? Un passo importantissimo in avanti verso il recupero effettivo di queste benedette centraline, che sono lasciate in condizioni di abbandono da troppi anni. E quindi la produzione di energia elettrica ripagherà il privato, però di molto importante ci sarà anche una passerella sulla cascata del Ramobiglia, quindi arricchendo di suggestione i percorsi pedonali della nostra bella città. Grazie come sempre al sindaco di Sacile, Roberto Ceraulo. Ci spostiamo in Veneto, l'ospite insieme a Rosario Padovano.
Grazie direttore, abbiamo invitato Gianluca Falcomer, sindaco di Cinto Caomaggiore. Si parlava prima di incidenti stradali. Ebbene, la situazione della strada provinciale, ora metropolitana 251 nel territorio di Cinto, è emblematica. C'è un immobilismo latente. Signor sindaco, cosa si può fare per rimediare a questa situazione? No, Padovano, io devo correggerla. La situazione è vergognosa. La situazione della 251 è sostanzialmente di totale abbandono. È competenza della ex provincia di Venezia, città metropolitana ora di Venezia, e si commenta da sola, basta viaggiare sulla carreggiata per rendersi conto che dal confine di Gruaro fino al confine di Villotta di Chions è sostanzialmente demolita, perché tra l'altro non c'è solo un problema di mancata manutenzione, c'è un piano del traffico che va rifatto. Dobbiamo renderci conto che questa è la strada più importante che collega Pordenone a Portogruaro, se no l'altra via è la A28, l'autostrada. Bene, questa strada ora sta garantendo un traffico che non è più della sua portata. Dobbiamo metterci in testa un traffico molto maggiore rispetto alla sua portata, voleva dire. Sicuramente pesante, il traffico pesante è quello al di là della sua portata. E perché sulla 251 c'è tutto questo traffico pesante, visto che c'è l'autostrada 28? Beh, chiaramente perché mancano i controlli sulla 251, forse? Perché l'uscita di Sesto Reghena a Cinto è quella che poi va a servire su Maga. No, perché effettivamente chi arriva da Pordenone, anche utilizzando la 28, utilizza poi l'uscita di Cinto per raggiungere su Maga, Sonstino. Poi, ecco, quando ci sono i blocchi dell'A4, blocchi per incidenti, Cinto viene utilizzato come bypass. Quindi effettivamente Cinto serve alla viabilità dell'area e serve la 251. Guardate che la 251 non è più in grado di sostenere questo traffico. Sostanzialmente il comune di Cinto non può andare a rattoppare con asfalto a freddo, perché sono soldi buttati via dei cittadini di Cinto. La città metropolitana deve mettere a posto. Grazie Gianluca Falcomer, restituiamo la linea alla redazione centrale. Stefano Zagna, segretario provinciale della Lega Nord a Pordenone, ringrazio di essere qui. Allora, come possiamo riassumere questa tornata elettorale? Cose belle e cose brutte. Sì, cose belle e cose brutte. La cosa principale è che comunque la coalizione con Alessandro Ciriani qui a Pordenone ha fatto un risultato decisamente buono. Ci sono stati degli risultati che francamente hanno dato dei segnali importanti, mi riferisco a Cordenons, Pravis Domini, più che vincere non si poteva. San Vito purtroppo la situazione non è stata così favorevole, quindi bisogna ammettere anche dove non è andata bene. Rischiate addirittura di rimanere fuori San Vito? Resteremo fuori, se questo è il volere dei cittadini, non è che ce ne facciamo un dramma, però questo è stato il risultato. Poi, visto che sento un po' di tutto in giro in questi giorni con fantasie, avvicinamenti e cose varie, e mi riferisco, mi ero ripromesso di non parlare di questa cosa. E sui 2 minuti del tempo della campagna elettorale gli dedicherò esattamente la percentuale dell'1,99%, quindi dico soltanto buon viaggio, arrivederci nuovamente. E mi riferisco a quei problemi che ci hanno creato delle difficoltà. Sì. Esatto, delle difficoltà importanti comunque, perché a rompere un vaso si sta poco, poi riuscire a portare comunque l'acqua col vaso scheggiato invece ci vuole una certa capacità, e noi l'acqua siamo riusciti a portarla. Come si è arrivati secondo te a questa, scusa? Ma allora, ognuno può avere le proprie idee, le proprie opinioni. Sì, perché alla fine quando ci si lascia trasportare da quelle che dovrebbero essere le menti politiche, e se il risultato di una mente politica è questo, francamente ho qualche dubbio sul pensare che esista una mente, perché probabilmente è una questione di impulso, ci si lascia prendere anche da tutti i fantasmi, anche persone che magari potevano dire qualcosa e fare qualcosa di buono, sono andati a finire in quel calderone dove il cittadino valuta le persone poi per quello che sono e gli ha dato il peso che riteneva opportuno. Quindi, ripeto, l'1,99% di 2 minuti sono 2 secondi, ho superato abbondantemente il tempo che volevo dedicargli. Stefano Zagna, grazie, segretario provinciale della Lega Nord a Pordenone. Quindi è stato un regista, questo è... Ma ragazzi, se i registi riprendono delle situazioni e cercano anche di fare in modo che queste abbiano uno sviluppo coerente, questo mi sembra un gran caos. Rodolfo Ziberna, consigliere regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, assieme invece a Omar Costantini, grazie.
Rodolfo Ziberna, parliamo di crisi occupazionale nell'Isontino, insomma ogni giorno si aprono nuovi fronti, no? Purtroppo. Il fronte per il quale ho inviato anche un comunicato stampa, un'interrogazione alla Presidente, riguarda certamente il licenziamento di due persone, ma non è il fatto delle due persone, è il metodo con cui queste persone sono state licenziate, cioè il 31 maggio sono state informate del licenziamento, cioè che avrebbe avuto inizio il giorno dopo, cioè 12 ore prima. È un fatto che oggi vale per un'azienda, domani vale per un'altra azienda. Un fatto, ecco, il rapporto umano, non può esserci una legge, sia essa Fornero o qualunque altra legge, che non consente di mantenere a un livello di dignità il rapporto tra azienda. Senta, ma non è che proprio queste leggi mettono sempre più in difficoltà non solo gli imprenditori ma gli stessi dipendenti, nel senso, mi permetta il gioco di parole. Non penso che un imprenditore mandi a casa così per gusto un suo dipendente se valido, preparato e specializzato. Il problema è che se il costo del lavoro è alto e la materia prima, una roba e l'altra, ti portano fuori quota, cosa fai? Io sono d'accordo, però se questa azienda nel momento in cui... Soprattutto manda... se lo Stato ti dà il benefit. Ci mancherebbe. Però nel momento in cui questa azienda 20, 30, 40 giorni prima comincia questa selezione, deve avvisare il dipendente 30, 40, 50 giorni prima. E quello che fa specie è che questa azienda contemporaneamente oggi sta chiedendo ai dipendenti, sono tanti dipendenti dell'azienda, il lavoro straordinario, perciò le commesse grazie al cielo ci sono, e in più la stessa azienda attraverso siti internet sta facendo ricerca di nuovo personale. Non si manda a casa una persona a quale manda che manca un anno e mezzo, due anni prima di andare in pensione in queste condizioni. Questo per noi non è. Poi un'azienda che è costretta a licenziare dei dipendenti perché ovviamente il mercato non consente, ci mancherebbe altro. Ci sono naturalmente degli ammortizzatori sociali, leggi nazionali e regionali intervengono. Bene. Non possiamo mai dimenticare che i dipendenti sono persone. Grazie Rodolfo Ziberna per il suo intervento. La linea torna a Pordenone al direttore. Grazie. Grazie Omar, noi abbiamo invece Fabrizio Veniere che è componente del direttivo regionale del Partito Democratico a livello proprio del Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto bene ritrovato, le chiederei un'analisi proprio dal punto di vista tecnico e politico su quanto è successo a Pordenone e Trieste. È arrivata la resa dei conti secondo lei in casa del centro-sinistra? No, diciamo più che altro c'è un risultato molto chiaro, c'è una risposta dell'elettorato, almeno quello votante, precisa, rafforzando quel fronte del centro-destra, ineludibile. Abbiamo una caduta di feeling con anche l'elettorato, secondo me, dell'area di sinistra, perché non possiamo non nascondere che le ultime questioni che hanno coinvolto a livello nazionale anche il partito hanno indotto secondo me alcuni militanti, alcune persone così a vivere in maniera un po' poco piacevole alcune situazioni che sono emerse. Io credo però che il percorso possa essere recuperabile, credo che in questa settimana ci debba essere un grosso lavoro, ma anche un grosso lavoro di valutazione dei pro e dei contro. Sicuramente questo dato a livello sia nazionale che regionale ci deve mettere in condizioni di discutere, di riaprire alcune questioni, perché credo che sia necessario, fondamentale, che un partito come il Partito Democratico che vuole essere e avere un ruolo predominante nel palcoscenico nazionale e regionale non possa non discutere di un risultato che, dobbiamo essere chiari, non soddisfa. In alcune realtà però non ci possiamo dimenticare, sono stati dei risultati positivi anche in questa provincia di Pordenone, e io sono anche molto fiducioso da San Vito. A Cordenons credo che ci siano delle buone possibilità, come a Pordenone, dove secondo me tutti devono lavorare in quella direzione. Bene, grazie come sempre a Fabrizio Veniere. Velocemente dunque Mattia Tirelli, Valerio Delle Frate e poi chiudiamo con Di Bisceglie e andiamo nel Veneto. Allora, Mattia Tirelli è qui con noi, è consigliere comunale oramai di Fratelli d'Italia. Lista Ciriani Pordenone Cambia a Pordenone, prego. Tirelli, innanzitutto ben ritrovato, è d'accordo con quanto ha detto poc'anzi Venier, tutto è recuperabile per il centro-sinistra a Pordenone, però il destino di Daniela Giusta sembra già segnato. Intanto devo ringraziare le oltre 11.000 concittadine e concittadini che domenica ci hanno dato fiducia, è un risultato che considero
quasi storico, vice direttore. Un ringraziamento quindi deve essere fatto. Io sono qui per appellarmi alla loro fiducia per il 19. Il 19 giugno è fondamentale che i nostri sostenitori tornino alle urne e ci diano di nuovo fiducia. Non solo loro, mi rivolgo anche agli elettori degli altri candidati sindaco che si possono rispecchiare nei valori del nostro programma, che è un programma amministrativo, un programma che è stato costruito nel giro di un anno, parlando con tutte le categorie, gli operatori economici, le associazioni, i cittadini, chiunque. Con Alessandro Ciriani, che sarà il sindaco di tutti, come lo è stato come presidente della provincia, e questo è un dato inconfutabile. Pirelli, a chi guardate voi soprattutto degli esclusi? Guardate a Giannelli, guardate a Nuova Pordenone con Salvo Muzzini, a chi guardate soprattutto della fetta dell'elettorato che non è riuscita fondamentalmente ad emergere? Vice direttore, guardi, noi guardiamo al nostro programma. Questo è fondamentale, non faremo apparentemente con nessuno, siamo fiduciosi, crediamo principalmente solo nei principi che stanno all'interno del nostro programma amministrativo. Se mi chiede di dove guardiamo, anche agli elettori del Movimento 5 Stelle, noi siamo sicuri che il nostro programma ha molti punti in comune con loro. Pensiamo per esempio a tutta la parte riguardante l'abbattimento dei costi della macchina amministrativa, le società partecipate. Grazie. Quindi il 19 giugno torniamo tutti alle urne. Grazie Mattia, grazie come sempre, consigliere Mattia. Comunale a Pordenone. Valerio Delle Fratte invece, consigliere comunale AMO a San Vito al Tagliamento, è fuori dalla bagarre, ma si conferma consigliere comunale. E allora si accomoda e Alberto Comisso è pronto con l'intervista, grazie. Delle Fratte, innanzitutto ben ritrovato, si avvicina l'ora X, quella del ballottaggio che vedrà contrapposto una parte il sindaco uscente di Bisceglie, altra parte il suo ex alleato Tiziano Centis. Voi come area moderata San Vito appoggerete qualcuno o non scenderete a compromessi? I compromessi non fanno parte del nostro DNA, per cui sicuramente non faremo apparentamenti e non sosterremo nessuno dei due candidati che per i nostri elettori, quindi non per noi ma per quelli che noi rappresentiamo, non rappresentano un cambiamento, il cambiamento che avrebbero voluto appunto i nostri elettori. Coerenza e rispetto sono le parole d'ordine non solo di questa campagna elettorale ma ritengo anche dei 5 anni che ho passato in Consiglio Comunale, per cui ritengo di dover andare avanti su questa linea per ampliare il consenso che si è creato notevolissimo in questa tornata elettorale che ci ha visto all'esordio e che ci ha dato tutti questi consensi. Delle Fratte, ci sono dei rumors a San Vito e lei ovviamente vive proprio la realtà locale, che Tiziano Centis, pur di vincere, avrebbe stretto un'ipotetica alleanza con Florio Testolin, conferma? Riservandogli addirittura in caso di vittoria un assessorato. Non posso confermare quello che non so, di voci ce ne sono sempre tante. Ho cominciato questa intervista questa sera ricordando le parole d'ordine, coerenza e rispetto. Se sono le parole d'ordine non solo di Amo San Vito ma anche di altri, ritengo che non ci siano spazi per questo tipo di accordi, sia che siano palesi sia che siano, diciamo, come si dice, sotto banco, no? Però i contatti sono giunti anche a nostro indirizzo nei confronti di alcuni. Quindi anche lei miei... è stato tirato per la giacchetta? Sì, ma allora, provare ad avere il consenso di qualcuno ritengo che sia anche normale. Farlo nei confronti di candidati sindaci dei quali fino al giorno prima si è detto di tutto di più, e penso anche a quello che è stato detto al mio indirizzo, credo che non sia né coerente né rispettoso. Grazie come sempre a Valerio Delle Fratte. Grazie a voi. Mi pare che sia che non ci sia una grinza su quanto detto. Allora, lui invece si candida a sindaco a San Vito al Tagliamento, il sindaco uscente De Antonio di Bisceglie si sta accomodando ed è pronto anche lui a rispondere alle domande. Di Bisceglie, una domanda volevo farla io. Ma su che versante combatte questi ultimi giorni? Beh, credo che questi ultimi giorni vanno combattuti sul versante della necessità di far comprendere agli elettori che il voto del 19 deve essere volto a scegliere il sindaco che deve rappresentare
i cittadini sanvitesi e la comunità sanvitese, cioè deve essere colui il quale va sui tavoli regionali, nazionali e provinciali a rappresentare la comunità, a fare in modo che ci possano essere misure, provvedimenti volti a rafforzare San Vito, a farla crescere e ad adoperarsi perché la comunità possa continuare quel percorso virtuoso che ha intrapreso. Sentenza TAR sull'area di via Belvedere, mi pare che sia una sentenza tutto sommato a vostro favore. Beh, è una bellissima notizia quella che ci è giunta, perché significa che il ricorso che noi abbiamo voluto all'inizio di questa legislatura perché ci potesse essere il trasferimento dell'area al comune per poter realizzare come volevamo il parco urbano, si sarà realizzata. Io lo dico perché noi con determinazione abbiamo perseguito questo obiettivo a fronte di chi magari con tentennamenti, con ambiguità, magari pensava che ci potesse essere qualche accordo. Noi invece abbiamo pensato e ritenuto che era il tempo di essere determinati proprio per poter realizzare quell'obiettivo del parco urbano dentro una rete di parchi cittadini, che significa un obiettivo di grande interesse e di grande necessità per quanto attiene alla comunità di San Vito. Speriamo di rivederla nel faccia a faccia la prossima settimana con il suo competitors. Sveleremo tutte le carte. Del resto già questa sera avremo alle 21.30 il secondo appuntamento con Agora, il faccia a faccia. In questo caso i due candidati sono i candidati a sindaco del comune di Cordenons. Andiamo nel Veneto, grazie Antonio Di Bisceglie, andiamo nel Veneto, eccolo là, c'è già pronto, prego. Grazie direttore, abbiamo invitato Bruno Moretto, commissario dei veneziani nel mondo. Si sta interessando a questi ballottaggi, Moretto, lei è stato assessore provinciale a Venezia qualche tempo fa. Ma credo che chi ha vissuto una vita al servizio della politica, ma soprattutto dei cittadini, non può non tener conto di ciò che accade in questa frangente. Quindi la politica fa parte ormai della mia vita. Ma i ballottaggi di Roma e Milano saranno decisivi anche per le sorti del governo? Lei come la vede? Secondo me no, sono due cose completamente diverse. Milano, Torino, Roma, Napoli sono grandi città. Sicuramente coloro che perderanno saranno una grande sconfitta, questo sì, e si dovrà tenerne conto sulle modalità con cui poi si affronterà il prossimo futuro, che non credo che per l'attuale governo sia molto semplice. Infatti ci sarà anche il referendum a ottobre e torneremo a parlare di questo argomento. Parlando di fuga di cervelli, in particolare di fuga di cervelli veneti, c'è una cittadella in Inghilterra formata da operatori sanitari che sono veneti ma si sono formati appunto nel Regno Unito. Quando finirà questa emorragia di cervelli dal nord-est? È difficile quantificare. Oggi, al di là di quello che si dice, la fuga continua. Quello che dispiace è che spesso vanno via senza lasciare l'indirizzo di questi nostri ragazzi. È peccato, perché l'iscrizione all'AIRE ci permetterebbe anche di contattarli e quindi prepararle laddove arrivano, quantomeno un'accoglienza per coloro che sono emigrati prettamente umana. E Roberta Capua va negli Stati Uniti intanto. E anche questa è una grande ricercatrice che non ha avuto sicuramente fortuna a Padova. Grazie, grazie Bruno Moretto, restituiamo la linea alla redazione scientifica. E noi la lasciamo alla regia appunto centrale, nel senso che ora c'è il break pubblicitario, poi le altre notizie, ancora notizie, tanti ancora servizi dal Friuli e dal Veneto. Rimanete dunque con noi e poi tra la prima e la seconda edizione del telegiornale ci sarà anche il faccia a faccia con i candidati a sindaco del comune di Cordenons. Rimanete con noi. Ponte girevole del Littorio, che unisce Grado alla terraferma, inaugurato... Amola, perché te amo sempre più, passerà la vita nostra semplice, l'amor non passa, mamola, l'amor tra cielo e mare.
Gli 80 anni del ponte girevole di Grado, scoperto quasi per caso, va detto, perché insomma ci sono delle cose che ogni tanto su internet si trovano, lo abbiamo trovato e non potevamo non mancare nella nostra copertina. Sarà venerdì prossimo la ricorrenza degli 80 anni. Tanto ci scusiamo perché nella grafica c'è un errore, non è la strada statale 325 ma bensì la strada statale 352. Errore mio, perché il montaggio insomma è del sottoscritto, il bello della diretta è anche questo, ma comunque giusto per ricordare che insomma anche in Friuli le opere si fanno e continuano ancora oggi, se fatte bene, a funzionare. Il nostro ospite Maurizio Della Rossa, portavoce del comitato Cormor Alto e Basso, parleremo tra poco con lei perché insomma dopo il nostro ultimo servizio qualcosa si sta muovendo e non solo, c'è anche chi va contromano. Prima però due notizie di cronaca. Un giovane alpinista e fotografo di Muggia in provincia di Trieste, Leonardo Comelli, di 27 anni, è morto oggi dopo essere precipitato per centinaia di metri mentre scalava il Laila Peak, una montagna alta 6.000 metri in Pakistan. Il ragazzo era partito alla fine di maggio con tre amici, tutti giovani come lui, considerati esperti alpinisti, per raggiungere la vetta e poi discendere con gli sci lungo le pareti. L'impresa, secondo quanto si è appreso, non sarebbe mai stata tentata prima. I carabinieri invece della stazione di Tricesimo, della compagnia di Udine, hanno arrestato il giovane che la sera del 20 maggio scorso rapinò il titolare di una sala slot proprio nella cittadina alle porte di Udine. Si tratta di un cittadino cinese, strattonandolo fino a farlo cadere a terra e derubando di circa 9.000 euro. Il ragazzo invece, l'autore, è uno di 23 anni della zona, dunque friulano doc, arrestato dai militari dell'arma in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Udine per il reato di rapina impropria. Quella sera il giovane aveva convinto il titolare a uscire dalla sala e poi una volta all'esterno gli aveva strappato il denaro e poi scappato a bordo di un'auto, oggi consegnato alle patrie galere. Con noi Maurizio Della Rossa, portavoce del comitato Via Cormor Alto e Basso, proprio il giorno 20 maggio in occasione della tappa del Giro d'Italia in Friuli, mentre mi stavo apprestando a scalare con la macchina l'abbazia di Rosazzo, mi è arrivata questa telefonata di un incontro che si faceva il giorno dopo proprio nella zona di Via Cormor Alto e Basso. Perché? Perché lì già la strada è stretta, già c'è un via vai continuo e qualcuno pensa di ampliare un'area commerciale per farci passare pure i camion, no? Sì, grazie per l'intervista di allora, grazie per l'intervista di stasera, anche perché ad oggi non abbiamo ovviamente avuto alcun riscontro dall'amministrazione. Cioè il comune fino adesso non si è mai fatto vivo, questo no. Lo dice lei in diretta senza nessun problema, no? Nonostante 634 persone, ecco, hanno chiesto che venga rivisto. Due persone, 634 firme, raccolte di firme che stanno protestando per questa cosa. Il comune di Udine in data 9 giugno alle ore 20:15 per chi ci guarda in diretta non vi ha ancora risposto. Ad oggi no, però è intervenuto un fatto nuovo che vorrei introdurre anche, certo, con uno slogan che ha coniato il mio amico Augusto Sacco, che è dalla protesta alla proposta, e mi, certo, sembra sintomatico perché noi abbiamo commissionato uno studio di fattibilità a degli urbanisti di Udine, lo studio Runcio, il quale ha elaborato in quattro tavole, mm-hmm, e una succulenta relazione. Certo, mi permetta, se sono pronte le immagini in regia possiamo intanto inviarle in merito a quel servizio, giusto per fare un po' di mente locale. Prego. No, può parlare, queste sono le immagini d'archivio, lei può parlare. Grazie. Hanno predisposto questo studio di fattibilità che noi mettiamo a disposizione del Comune, verrà, uh-huh, protocollato domani, e mettiamo anche a disposizione delle proprietà che sono interessate all'opera per una soluzione della viabilità in Viale Venezia, che ormai diventa una strada urbana a tutti gli effetti e quindi la sua viabilità, così com'è concepita oggi, non può essere sostenuta. Vediamo dalla documentazione fotografica allegata a questi elaborati che ci sono i camion che vanno contromano nel controviale per arrivare al Viale Venezia. Quindi
la viabilità così com'è dovrà essere rivista. Noi lo proponiamo, vuole essere semplicemente una delle proposte possibili che potranno essere valutate, riviste o rifatte completamente, però ci dimostriamo in qualche maniera collaborativi con l'amministrazione. Ecco, ricordiamo il perché anche di questa protesta, perché voi non è che a questo punto volete chiudere Viale Venezia. C'è una vecchia concessionaria d'auto, un vecchio magazzino abbandonato che dovrà essere riconvertito in deposito per un, famoso centro commerciale. Il problema qual è? Che secondo lo studio i camion, come possono documentare le immagini, passeranno lungo il centro abitato, non più per il Viale Venezia, ma gioco forza devono passare già una strada stretta, pericolosa, e soprattutto ci sono altri problemi legati a questo, perché se non sbaglio, mi permetta di aggiungere, da quelle parti passa un torrente che quando è in piena non è che scherza, come si dice, no? Allora, grazie, perché l'esondabilità della zona è abbastanza pesante, basti vedere le fotografie che abbiamo a suo tempo allegato alla petizione e si capisce subito che la zona non si presta a nuove costruzioni. La rotonda, secondo me, secondo il nostro avviso, non servirà solo a far defluire il traffico pesante, bensì convoglierà sulla via Cormorbasso anche il traffico degli utenti del centro commerciale, certo, che ricordiamo verrà anche ampliato. Questo non è un problema che ci riguarda, il problema che ci riguarda... Il problema è che vi passeranno i camion e tutte le macchine lì davanti, perché non ci sarà gioco forza, ci sarà una via di fuga alternativa. Sappiamo che quando si costruiscono strade fatte così, tanto per fare, alla fine succede questo, esatto, che già una strada è stretta, pericolosa, e si trova praticamente bloccato tutto, no? Sì, perché il problema si pone verso ovest della via Cormorbasso, certo, che nel punto in discussione è a sufficientemente larga, perché è stata costruita negli anni 70, se non ricordo male, ma più a ovest troviamo la vecchia via Cormorbasso, non asfaltata all'epoca e adesso chiusa tra muri. Quindi... Insomma, abbiamo ancora un minuto, la televisione e il bello della TV è questa, che si ascolta, si sente e si vede, dunque qui non c'è né trucco né inganno. Il messaggio che lei vuole lanciare al comune qual è? Intanto fatevi sentire, sindaco Onsel, si faccia sentire, perché poi non è che, vedete che lei si arrabbi poi quando ci vede in giro. Questa è informazione e servizio pubblico. Insomma, la gente è da un po' che chiede lumi a lei e ai suoi amministratori, nessuno si fa sentire, magari sono problemi di linea, non lo so. Però insomma, almeno dati una risposta, insomma, no? In qualche maniera. Poi non è che si deve arrabbiare con la stampa, il nostro servizio è questo, noi non facciamo i politici, facciamo informazione. Sì. Prego. A noi è sembrata una soluzione imposta, prima di tutto, ma a parte questo, siamo ancora in tempo per rivederla e ci farebbe piacere appunto avere un incontro con l'amministrazione con la quale discutere, certo, su una base oggettiva, che è un progetto. Senta Della Rossa, facciamo così, diamo tempo una settimana, se entro giovedì prossimo non ricevo una telefonata dal comune di Udine, lei è autorizzato a richiamarmi e mi faccio io da portavoce, chiamo io direttamente al sindaco. Una settimana di tempo, se tra una settimana il comune di Udine non le risponde, mi fa una cortesia, mi richiama e vediamo chi fa servizio pubblico e chi amministrazione. La ringrazio molto. Grazie a lei, lei sa che io quando faccio le volée sono meglio di panata con la Veronica di servizio. Grazie a lei per la partecipazione, rimanga un attimo con noi, andiamo in provincia con un servizio relativo alla disabilità. Ammonta a 40.000 euro l'importo che la Giunta Provinciale di Udine nell'ultima seduta ha assegnato alle associazioni che proseguono la tutela e la promozione sociale dei disabili, ma anche alle realtà che si occupano della difesa e della cura delle persone affette da particolari patologie o handicap. Il riparto, definito in base alla legge 48-96, è stato illustrato dall'assessore provinciale alle politiche sociali Elisa Battaglia. Incluse nel riparto anche le domande presentate dalle ONLUS,
che si occupano di dare supporto alle famiglie delle persone colpite da specifiche patologie o handicap. La provincia di Udine dà continuità a questi stanziamenti nella consapevolezza dell'importanza di queste realtà all'interno delle comunità, quali preziose alleate delle pubbliche amministrazioni. Andiamo a Gorizia, parliamo di un'operazione dei carabinieri, servizio. I carabinieri della compagnia di Gorizia, in seguito a un intervento per un incidente e ai successivi accertamenti, hanno denunciato due cittadini stranieri, entrambi maggiorenni. Si tratta di una donna slovena residente nel comune di Šempet-Vrtojba, trovata in possesso di circa 2 grammi di DMT, una triptamina psichedelica endogena, e di 2 pastiglie di Demerol, un analgesico oppioide sintetico, e di un uomo di nazionalità bosniaca residente a Nova Gorica, trovato in possesso di un taglierino di tipo cutter. La donna è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l'uomo per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. La sostanza stupefacente e il taglierino sono stati sequestrati. E da Gorizia ci spostiamo a Grado con un servizio dedicato alla salute, capiamone di più. Domenica 12 giugno si terrà a Grado Camminare allunga la vita, una duplice camminata e un convegno organizzati dalla provincia di Visp e azienda sanitaria 2. Con ritrovo alle 8.45 all'autostazione di Grado, il gruppo di cammino partirà alle 9 e seguirà un tragitto di circa un'ora e per poi arrivare attorno alle 10 all'auditorium Biagio Marin, accolti dalla banda musicale di Cormons, dove si terrà il convegno Camminare allunga la vita, che vedrà gli interventi dell'assessore provinciale allo sport, Vesna Tomsic, della presidente del comitato regionale della WISP Elena De Betto, dei relatori Giovanni Oliviero Panzetta, Cinzia Braida, Roberto Vallini, Gianni Cavallini e Alessandro Lovato, che si soffermeranno sui vari aspetti e sui benefici del camminare. Il convegno si concluderà alle 12.30, dopodiché ci sarà il rientro all'autostazione. Nel pomeriggio all'Arena Parco delle Rose ci sarà l'apertura degli stand e dell'area ludica con laboratori per bambini, varie attività fitness. Alle 18, con partenza dal Parco delle Rose, si muoverà una camminata di Nordic Walking fino alla spiaggia vecchia e ritorno. Questa camminata sarà l'ultima organizzata dalla provincia di Gorizia, visto che col 1 luglio la competenza dello sport passerà alla regione Friuli Venezia Giulia. Per i partecipanti, provenienti da Gorizia, Cormons, Gradisca, Monfalcone e Ronchi delle Gionari, verrà messo a disposizione un autobus a titolo gratuito. E adesso, anzi, rimaniamo ancora in provincia di Gorizia, parliamo di acqua. 8 incontri di teatro sociale, liberi e gratuiti sul tema dell'acqua a Gorizia tra giugno e luglio 2016. Attraverso semplici esercizi teatrali ed improvvisazioni si costruirà la storia di un pozzo e delle genti che quell'acqua attendono, il ricordo della stessa, l'attesa, la possibilità che l'acqua arrivi pulita, fresca e dissetante. Il risultato del lavoro sarà presentato durante un evento pubblico finale. Gli incontri si svolgeranno a Gorizia con cadenza bisettimanale in orario pomeridiano-serale. Il laboratorio è aperto a tutti, studenti, operatori sociali, professionisti e volontari che si occupano di cooperazione, cittadini e cittadine di ogni età. La partecipazione è libera e gratuita, non è necessaria alcuna esperienza pregressa. Vediamo cosa ci propone la nostra redazione di Trieste. Beh, parliamo di sport con il Memorial Pavel Sedmak, da Trieste Servizio. Coccolovez, parliamo del 35esimo trofeo Pavel Sedmak e del trofeo giovanile Davide Bressan. Sì, siamo arrivati alla 35esima edizione di questo Memorial ed è, possiamo chiamarlo quest'anno un po' un anno zero, nel senso che abbiamo voluto in questa escalation ogni anno, cercando di ingrandire, di migliorare l'organizzazione, abbiamo voluto riuscire ad arrivare a numeri impensabili fino a qualche anno fa. Questo l'abbiamo fatto con una grande organizzazione, con un grosso aiuto finanziario sicuramente dell'Istituto di Credito Cooperativo del Carso, ma anche della Regione Venezia Giulia, dell'Associazione Società Sportiva Slovena in Italia, però l'abbiamo fatto anche con tanti volontari, con più di 100 volontari che lavorano e abbiamo portato questo evento a praticamente più di 380 gareggiatori, nel senso che In tre giorni ci saranno più di 380 pattinatori che gareggeranno da tutto il mondo, 10 paesi del mondo,
e ovviamente questo è un bacino enorme, stiamo parlando di più di 1000 persone che si muovono, che staranno a Trieste per più di 5 giorni, quindi dall'Argentina, dal Brasile, Spagna, Portogallo, Danimarca, Germania, insomma più o meno tutti i paesi più grossi, cioè più forti nel pattinaggio mondiale. È un grande onore per noi, è un grande onore evidentemente, come abbiamo sentito prima, anche dell'assessore allo sport, il signore Di Kraus, anche per la città di Trieste. E quindi Opicina, invito tutti a passare perché ci sarà dello spettacolo con grandi campioni del mondo. Ricordiamo le date. Le date sono, le gare iniziano venerdì, questo venerdì di questa settimana, sabato ci saranno i programmi liberi e domenica continueranno tutti i programmi liberi tutto il giorno. Diciamo che le gare dove gareggiano i campioni del mondo sono quelle maggiori, perché i campionati del mondo sono junior, senior, e quindi parliamo di domenica dalle 6 del pomeriggio in poi e sabato dalle 6 del pomeriggio in poi. Andiamo a chiudere la nostra pagina informativa con Oscar Olivo, Patri e Furlane. Innanzitutto Olivo, mi permetta un commento per quanto riguarda questa tornata elettorale dell'amministrativa, in particolare ci soffermiamo sulla provincia di Udine. Buonasera a tutti. Chiaramente lei parla per friulano. Ecco. Al chiacchiare par furlano. Se è stata a scuola e l'ho imparata in famiglia. Ma l'ha imparata a chiacchiare a quel furlan yost? O che il furlan, come si dice, un po' misturato. No, misclicciano, il furlan giusto è quello di ogni paese. Però yes. Sta niente in contare per furlan. Non è che ma comunque, non stai in menace le masse sulla Marilenga. Ecco. Venga a concentrarsi bene, allora, non sai che le succede. Grazie a Duc. L'estensione sicuramente è una brutta roba, sia in provincia di Udine che comunque tutti i 30 e nuf comuns, che le dislunghe sul rapporto tra politiche e cittadini. Debacle dal PD al sommè, presunte ripartenze dal centro-drette, che però ai fini di estate, a par qualche successo personale. Il Movimento 5 Stelle si è fermato, chi di noi in tenestra regione non è che al sommè dica che fasi troppe tele. E allora io come fasi un assist particolare, ma gli autonomisti, che si sono un po' spaccati all'interno di varie coalizioni, schiculi civici, schiculi partiti e via di sente, alla fine, se hanno seminato? Non sai ce che hanno seminato, sai ce che hanno raccolto. Praticamente noi, perché che si sono intruppati in listi che non deve in margine alle loro anime, e questo fa capire una roba, che prima di tutto non basta lavorare, no? Dai social, come si dice, social network, non basta cliccare, bisogna essere tesfameis, farsi capire, farsi conoscere da in. Potrebbe dire che sono masse cardinali all'interno di chi si personaggio. Masse cardinali, masse vescovi. Masse cardinali. E masse post-predis, ecco. E sono due masse post-credinci. Mm-hmm. Ecco, noi stincerini di seminare per i prossimi regionali, appunto sui credinci. In particolare il discorso delle leghe, no? Qui Fratelli d'Italia, che ha praticamente regalato su tutto e si sta aspettando, o si aspetterà sicuramente, che le torne, no? Di Tepar Furlan. Mm-hmm. E che quindi un domani i Fratelli d'Italia torneranno e regaleranno alle leghe, ecco. Però ho invio tutto che il puest per gli autonomisti, in particolare per Patri Furlane, al po' 6 per prossime volte. L'importante è farsi capire e fa crodi effettivamente, farsi crodi dei int, che o sin, come vi dimostrare fin com'è, l'unico partito che lavora per il Friuli e per il Furlan. Insomma, se sdome vuote, che vedi come si dice, mi tutto il Guarzenon, la Guarzine, dal terren, e invece di metti, diciamo così, i mos davanti a tirare, e clamati insomma i buschi, gli osti, insomma. Secondo noi sì, perché il signor Niscostin dice che il Friul non è un pericolo, non è un pericolo, ma è in pericolo, per cui le inti ha di capire che è, non ha di vepore di sostegnino, perché noi non faseremo mai dal male, non traderemo mai il Friul. Insomma, sempre in dress e mai in daur, insomma. Assolutamente. Sulla battuta iniziale mi viene una battuta dopo si arenca, che dice, hai battuto, e uno dice, non sai neanche se l'ha seminato, della verità, ma mi sa che là da fine così. Grazie al nostro ospite Oscar Olivo, adesso torniamo in lingua italiana, andiamo a chiudere questa pagina dedicata al Friuli, a Gorizia e a Trieste, e dopo il break e i suggerimenti dei nostri amici silenziosi, a seguire le ultimissime dal Veneto. Le
Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Accanto a me c'è Luca Tolon, neoeletto consigliere comunale del comune di San Michele al Tagliamento Bibione. Con lui dopo analizzeremo il voto amministrativo, perché ci sono anche delle novità che riguardano San Michele al Tagliamento. A Portogruaro si è festeggiato un anniversario importante oggi, 30 anni di Purina, azienda del settore di produzione di cibo per animale d'affezione. I vertici della multinazionale che appartiene al gruppo Nestlé hanno organizzato un Open Day rivolto in particolare a coloro che gravitano nell'ambiente economico. Chi non è mai entrato nello stabilimento ha potuto visitarlo. Uno degli aspetti che più hanno colpito i visitatori è stato il livello di prevenzione in materia di sicurezza sul posto di lavoro, e non tutti lo fanno. Le notizie di carattere regionale. La prima commissione consiliare in Veneto ha approvato a maggioranza, senza il suffragio delle opposizioni che non hanno partecipato alla votazione, il progetto di legge 23 relativo all'azienda zero. Il testo, sottoposto nella seduta odierna all'esame della prima commissione, era già stato licenziato nei giorni scorsi dalla commissione sanità. Il progetto di legge mira a istituire un nuovo ente destinato a unificare in capo un solo soggetto, denominato appunto l'azienda zero, le funzioni di programmazione, coordinamento e governance del sistema sanitario regionale, con l'obiettivo di contenere le spese mantenendo inalterati gli standard di qualità dell'offerta. Con il voto il progetto di legge tornerà in quinta commissione prima di approdare in aula per il dibattito. La convocazione della quinta commissione consiliare di oggi è illegittima, e così tutto ciò che ne è uscito a dirlo è Jacopo Berti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, vicepresidente della quinta commissione. La commissione può essere convocata solo se anche io vengo avvertito, e non l'hanno fatto, tuona Berti. Pensano di fare quello che vogliono alla faccia di metà dei veneti che noi rappresentiamo. Ma non è facendo i furbetti sul regolamento che si lavora sulla sanità veneta, lo si fa con serietà e rispetto delle regole. La prima commissione regionale invece ha dato all'unanimità il proprio via libera al progetto di legge numero 100, che prevede il cambio di denominazione del comune di Costermano in provincia di Verona in Costermano sul Garda. Bellissimo posto. L'esame da parte della commissione consiliare è avvenuto a seguito degli esiti del referendum consultivo che ha interessato la popolazione di questo borgo nella giornata del 22 maggio, nell'ambito di un iter avviato dall'amministrazione comunale e incardinatosi in regione nell'ottobre 2014. La consultazione popolare ha coinvolto 1.510 votanti su 2.976 aventi diritto. I voti validamente espressi sono stati 1.504. Alla fine dello spoglio, 1.000, cifra tonda, sono risultati favorevoli al cambio di nome, mentre 504 sono stati i contrari. Il comune di Costermano si trova lungo la dorsale del Monte Baldo, nella posizione nord-occidentale rispetto al territorio della provincia di Verona. Abiti, accessori all'alta moda creati da realtà no profit. È quello che si sta realizzando in Veneto, dove cooperative sociali, istituzioni e brand affermati della moda hanno stretto un patto di collaborazione, i cui risultati saranno presentati venerdì 10 giugno a Villa Emo di Fanzolo di Vedelago, in provincia di Treviso, all'interno di un evento promosso da Regione e Union Camere Veneto, all'insegna dello slogan "Altra moda, altro modo", progetti di stile e di vita. La pagina strettamente politica. Partito Democratico in difficoltà alle amministrative dello scorso fine settimana. Abbiamo compiuto un'analisi del voto anche con Roberto Zanin, segretario dei Dem a Portogruaro. Linea al nostro collega Alessio Conforti. Roberto Zanin, segretario del Partito Democratico di Portogruaro, dunque analizziamo a voce ferme questo voto anche con lei. Sostanzialmente un Partito Democratico che riflette sul suo futuro anche a fronte di quanto deciso dal Premier Renzi, in particolare Premier e Segretario Nazionale ovviamente, sul commissariamento per esempio di Napoli, ma insomma i punti neri sono stati molteplici in queste elezioni. Che lettura ha dato lei da segretario di circolo locale?
Beh, la lettura è come volevasi dimostrare, cose tirate avanti per anni che sono venute fuori negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, hanno causato ovviamente una modificazione del quadro elettorale. Ricordo che 5 anni fa non c'era il Movimento 5 Stelle presente nelle grosse città, che oggi lo troviamo. E anche vincente in alcune realtà. Esatto, e oggi proprio nelle grosse città viene a galla quella che è quella crisi sociale che stanno vivendo, in particolare i grossi capoluoghi, con un disagio sociale, una disaffezione quindi alla vita sociale e al voto, e chiaramente il Movimento 5 Stelle si propone come alternativa. Dobbiamo però dire che il Movimento 5 Stelle è un po' a macchia di leopardo in Italia, per cui abbiamo visto in alcune realtà essere molto forte laddove sono venuti fuori scandali per corruzione, ad esempio Roma, dove ritengo che comunque il candidato del PD abbia fatto un notevole risultato in considerazione di quello che è accaduto in questi mesi con la faccenda Marini, con la questione Marino e poi con gli scandali di corruzione collegati, e tutto sommato credo che adesso i ballottaggi sono partite comunque da giocare. Per quel che riguarda il PD, credo che dobbiamo trovare un momento di riflessione su tante cose. E quelle parole tipo disagio, disaffezione, malessere sociale, che per questi ultimi anni erano state un po' quasi tenute nascoste, quindi chi parlava di in questi termini era considerato un gufo, oggi purtroppo vengono a galla appunto queste grossi malesseri della società che probabilmente il Movimento 5 Stelle riesce ad intercettare. Rientriamo in studio, abbiamo invitato Luca Tollon, consigliere comunale di San Michele Tagliamento, segretario provinciale Veneto Orientale della Lega Nord. Analizzando il voto amministrativo, perché la Lega Nord è andata male sulle spiagge e molto bene in Friuli Venezia Giulia e Treviso? Ma la provincia di Treviso. La vittoria di Codognotto è stata netta a San Michele al Tagliamento. C'era da aspettarselo. C'era da aspettarselo perché obiettivamente era un sindaco uscente molto forte, però c'è anche da dire che la Lega Nord a San Michele al Tagliamento ha messo in campo un'operazione politica totalmente diversa rispetto a quella di Forza Italia e del PD, che hanno deciso di fare un accordo sottobanco col sindaco uscente. Noi abbiamo deciso di indossare la nostra maglietta, di fare la nostra partita, sapendo che la sfida elettorale era molto difficile, che probabilmente non ce l'avremmo fatta, così è stato, però abbiamo preso un 26% che ci attesta come il primo partito dell'opposizione, quindi a San Michele al Tagliamento ripartiremo da qui. Ecco, cercate di trarre dalla sconfitta il trampolino per vincere la prossima volta, Codognotto ha fatto proprio così nel 2008. Ma 5 anni sono lunghi, adesso secondo me la priorità è quella di comunque fare un buon lavoro all'interno del Consiglio Comunale con i consiglieri comunali che sono stati eletti e fare un buon lavoro anche all'interno del territorio per ricostruire la sezione locale della Lega Nord, che va rifatta da zero. Va rifatta da zero, quindi lei apre sostanzialmente, ci sta dando la notizia che coloro che non hanno appoggiato la sua candidatura, candidandosi con Vizzon, verranno espulsi. Beh, guardi, Feltri diceva che la Lega è rimasto l'ultimo partito leninista in Europa. Non è proprio così, però da un certo punto di vista ha ragione, perché per noi il partito è sacro. Quindi, e Grillo si è ispirato a voi. Quindi, ma questo non lo so. Sulle espulsioni sì. Io dico che per noi il partito è sacro e quindi chi ha girato le spalle al partito in questa tornata elettorale verrà messo alla porta. Su questo sono molto netto. Grazie a Luca Tollon, che quindi ci ha dato una notizia un po' in anteprima, adesso si tratta solo di vedere quali saranno i tempi. La decisione da chi verrà adottata? Da Liga Veneta? Dalla segreteria provinciale della Lega Nord. Cioè da lei? Assieme anche alla segreteria nazionale del partito. Segreteria nazionale del partito e segretario nazionale? Gian Antonio Darè, che è stato più volte ospite a San Michele, certo, durante la sua campagna elettorale. Ringraziamo Luca Tollon, andiamo avanti con il telegiornale, sarà ancora nostro ospite Tollon qui nel nostro telegiornale. Venerdì 10 giugno alle 21.15 al Centro Culturale di San Donà di Piave, l'associazione Musicalmania, la Biblioteca Civica con la partecipazione dell'associazione Corpo e Danza presentano una selezione del musical Jesus Christ Superstar, appuntamento che corona le lezioni spettacolo dedicate al musical della Biblioteca Civica. L'ingresso sarà libero. A Rosolina, mercoledì prossimo, 15 giugno, giornata aperta presso il Centro Sperimentale Orto Floricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, dedicata alle prove varietali delle principali specie orticole.
pomodori, cetrioli, melanzane, peperoni, zucchine, meloni e floricole, 400 varietà di petunia. Il programma della giornata prevede alle 9.30 il ritrovo presso il centro con la registrazione dei partecipanti. A seguire una breve presentazione delle prove e dalle 10 alle 12 la visita alle prove varietali. Cambiamo argomento, gentile regia, venerdì 10 giugno alle ore 18 alla libreria pagina 12 Corto Sgarzarie di Verona. Presentazione del libro Banche Rotte, i giorni bui di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza, edito da Nuova Dimensione di Portogruaro, a cura di Maurizio Crema. Si tratta di un libro dossier sulla crisi delle banche nordestine, le cui conseguenze, secondo me, non riusciamo, questo è un parere personale, ancora a immaginare. C'è stata una donazione molto importante questa mattina al pronto soccorso di Portogruaro. Ci sono delle associazioni che hanno deciso di devolvere parte dei proventi per regalare delle strutture importanti per il soccorso, il primo soccorso in età pediatrica. E noi parliamo adesso con Andrea Castellan, che è a capo di un'associazione che ha fatto la sua parte questa mattina all'ospedale di Portogruaro. Può partire il contributo. Cerchio Amici di Cristian, siamo con Andrea Castellan. Questa associazione benemerita di Valvasone ha effettuato una donazione all'ospedale di Portogruaro, in particolare al pronto soccorso. La vostra attenzione è mirata a chi e che cosa avete donato, Castellan? La nostra attenzione è mirata ai piccoli, quindi ai nostri bambini che possono aver bisogno delle attrezzature per eventuali traumi o per il primo intervento, e quindi abbiamo deciso di donare tutto quello che è il materiale per accudire i piccoli pazienti e per supportarli, per renderli più agevole e più delicata la loro permanenza all'interno di un pronto soccorso. Farete altre donazioni? Noi facciamo una donazione all'anno e non abbiamo sostanzialmente dei confini. Quest'anno è successo che alcuni del personale del pronto soccorso ha partecipato alle nostre iniziative in Valvasone, ci hanno espresso questo desiderio, assieme agli altri soci dell'associazione abbiamo analizzato le loro richieste e abbiamo deciso di donargli questi zaini, questo carrello di materiale pediatrico esclusivamente per il pronto soccorso e quindi per le emergenze dei piccoli pazienti. Torniamo a San Donà di Piave, domenica 12 giugno alle 21 al Centro Culturale Da Vinci. Riso fa buon sangue, la comicità per la promozione della donazione del sangue. E rimaniamo quasi un po' in tema. Uno spettacolo a ingresso libero organizzato dall'Avis San Donatese con il patrocinio della città di San Donà di Piave. Concluso il progetto Scuole di ASVO, tutta un'altra scuola per l'anno scolastico 2015-2016. Gita premio al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, per le 10 classi vincitrici dei concorsi. Portogruaro ancora. La torre campanaria è stata oggi al centro di un sopralluogo importante per valutarne la pendenza. Sono intervenuti il sovrintendente delle Belle Arti di Venezia, Andrea Alberti, accompagnato da due tecnici, il vescovo di Concordia Pordenone, Monsignore Giuseppe Pellegrini, il sindaco Maria Teresa Senatore, tecnici e dipendenti comunali. Grande evento musicale il prossimo 15 giugno alla IPAB, residenza per anziani Francescon di Portogruaro, dove con inizio alle 16 si terrà il tradizionale concerto del coro Arcobaleno. Si tratta di un appuntamento ormai divenuto tradizionale che vedrà protagonista il coro Arcobaleno, fondato alcuni anni fa da Monsignor Domenico Sigalotti, anch'egli oggi ospite della residenza per anziani, e diretto dalla signora Maristella Piccolo, con l'accompagnamento all'organo da parte di Monsignor Lino Pigatto, cappellano della casa di riposo. Il coro Arcobaleno, formato da una trentina di anziani, svolge un'attività di prove settimanali per preparare i due concerti annuali, quello natalizio e quello di inizio estate, che chiude la stagione che poi riprenderà con il mese di settembre. Recentemente il coro, che ricordiamo rappresenta un'esperienza unica tra le varie residenze per anziani, ha partecipato alla manifestazione Nonno ti vengo a trovare, dove si è esibito con il coro dei bambini della parrocchia Beata Maria Vergine e con quello dell'Istituto Comprensivo Portogruaro 2 Bertolini, diretto dal maestro Michele Bravin. Nel corso del concerto di mercoledì prossimo verranno eseguiti una quindicina di brani della tradizione
popolare, sia religiosa che di genere più leggero, nonché brani nati durante la Grande Guerra. Siamo proprio nel centenario della Prima Guerra Mondiale. Verrà inoltre eseguito l'inno della Francescon, composto proprio da Monsignor Pigatto, intitolato Tu sei la mia speranza. Il concerto, al quale parteciperanno anche autorità civili, è aperto a tutti coloro che amano la musica e desiderano ascoltare un repertorio musicale fatto di brani che oramai si hanno poche occasioni di riascoltare. E ora parliamo di spiagge. Sport e divertimento per tutti da domani al Beach Village di Jesolo. Il villaggio sportivo polifunzionale sarà attivo da domani con la trasmissione su un mega schermo di 20 metri quadrati della partita inaugurale dei campionati europei di calcio in programma in Francia. Un'idea, quella di proporre un'area di 5.000 metri quadri sulla spiaggia nel tratto di Arenile davanti a Piazza Brescia, nata qualche mese fa e supportata dall'amministrazione comunale, che ha affidato alla Trio Service di Gianni Pivetta e Andrea Seno, ex giocatore del Venezia e anche dell'Inter, se non ricordo male, la gestione delle attività. Questa mattina all'Hotel Sorriso il prologo con la conferenza stampa di presentazione delle iniziative che per 3 mesi animeranno gli spazi del villaggio sportivo che, malgrado il maltempo delle ultime ore, sta venendo ultimato dalla Jesolo Patrimonio. Judo Chiai Atena di Portogruaro, la squadra del settore giovanile del Judo Chiai Atena di Portogruaro, al via a Monterreale Valcellina per la finale del campionato provinciale Libertas. Rimane il tempo di un'ultima notizia, questa è una curiosità. Parliamo di calcio femminile. La Coppa Italia 2015-2016 è arrivata al suo epilogo e andrà in scena domenica 12 giugno alle ore 17 sul campo del centro di formazione federale Gino Bozzi di Firenze in via Stefano Borgonovo. Si affrontano il Brescia e la GSM Verona, le prime due classificate del campionato 2015-2016. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Le fresche campionesse d'Italia del Brescia, nonché detentrici del trofeo alzato già nel 2011-2012, se la vedranno con la GSM Verona, che ha già in bacheca 3 coppe, ma non c'entrava la finale, dalla stagione 2012-2013. Verona, chiaramente c'è il gancio con il nostro telegiornale, con la nostra regione, ma ce l'ha anche il Brescia, perché nel Brescia ha vinto lo scudetto quest'anno Lisa Boattin, gloria locale di Sastino di Livenza, con mamma originaria di Caorle, giusto per la precisione. Era questa la nostra ultima notizia dalla redazione di TPN Veneto. Io vi ringrazio, gentili telespettatori, che ci avete seguito. Vi lascio al break e vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. A tutti voi, arrivederci. Tempo prevalentemente soleggiato, con significativi spazi di sereno in mattinata e un po' di nubi sparse in seguito, a partire dalle zone montane. Precipitazioni in prevalenza assenti, salvo qualche locale fenomeno di carattere residuo nelle primissime ore sulle zone sudorientali e al più sporadico nel pomeriggio. Temperature minime in calo al più contenuto, massime in aumento. Venti in quota per lo più deboli, con provenienza inizialmente dai quadranti nord-orientali e infine da quelli occidentali. Sulla costa nelle primissime ore moderati da nord-est, al mattino deboli dai quadranti orientali, nel pomeriggio moderati da quelli meridionali e alla sera deboli di direzione variabile, altrove in genere deboli di direzione variabile. Mare da poco mosso a mosso almeno al largo.